sono proprio un'affrescatrice, realizzo effettivamente gli affreschi, è un altro mestiere, e cerco di continuare a divulgare, a tramandare, ad insegnare questa antica tecnica pittorica che ormai è praticata e insegnata da pochi in Italia. È una tecnica veramente affascinante, non è solo il gesto pittorico, ma ci sono molte altre competenze che l'affrescatore deve avere su materiali, colori, conoscendo anche tutto quello che è stata la variazione della tecnica nel corso dei secoli. Bisogna essere veloci perché l'intonaco asciuga in poche ore, quindi è una tecnica essenziale e proprio per questo bisogna avere una sicurezza nel momento del dipingere, non sono ammessi ripensamenti, non sono ammesse correzioni. E quindi questo è proprio uno degli aspetti difficili, oltre al fatto che applicare i colori che sono fondamentalmente terre naturali sull'intonaco fresco, è il tono, la saturazione, la luminosità è completamente diversa di quello che avremo poi quando l'intonaco è asciutto. Quindi questo aggiunge una complessità che si risolve solo con l'esperienza. E poi l'affresco è una tecnica su grandi superfici e questo è buona parte del fascino che hanno questi affreschi, un modo in cui gli antichi raccontavano storie religiose, miti, leggende, e ancora oggi potremmo riutilizzare e riproporre questa tecnica per decorare di nuovo i nostri paesi, sui muri, ma con una tecnica che è eterna, perché l'affresco, al contrario di tecniche oggi contemporanee, ingloba i colori in maniera proprio fisica nell'intonaco e questo permette proprio il superamento dei secoli, se pensiamo agli affreschi dei Romani.